Leonardo. Oh, Leonardo, sempre il solito bischero! E te l'avevo detto di non smanettare con quella tua macchina del tempo! E dove sono adesso? Oh, Leonardo, e chi si è ciullato il mio portico? Leonardo! E ora come fa a tornare alla mia casa? Ah, con quelle sue macchinette non mi garba proprio per nulla. È sempre a inventare, a smanettare, a inventare, a progettare. Non se ne può proprio più. Anche io che son gioconda non ci vedo più dalla rabbia. E ora, dove sono mica capitata? Che sono tutti questi marchingegni? E il misfondo? Dov'è il misfondo? Bischero di un Leonardo, se ti piglio ti cieco tutti e due gli occhi! Senta lei, buon uomo, saprebbe mica dove sono? Ma certamente, lei si trova in uno dei video di Ombretta di Arte per te. Oh mamma, e chi è questa bischera che fa di nome Ombretta? È una simpatica bischera che fa dei video su dell'arte. Su dell'arte? E come mai sono capitata in codesto loco? Voleva fare forse un video sulla qui presente Gioconda? Ma penso proprio di sì. Oh, meraviglia. E vabbè, non c'è bisogno mica di questa Ombretta. E il video sulla Gioconda ve lo faccio io, che sono la Gioconda mi medesima in persona. E allora cominciamo e guardiamo il mio quadro, così mi ricordo dei bei vecchi tempi andati. Ed ecco quindi la Gioconda, quella vera, è uno dei quadri più riconoscibili nel panorama della storia dell'arte. Questo Leonardo da Vinci lo dipinse tra il 1503 e il 1514, con un tempo approssimativo. È un olio su tavola delle dimensioni di 77 cm x 53 ed è conservato al Museo del Louvre di Parigi. Questo è un quadro che racchiude in un'opera tutto sommato di piccole dimensioni, quelli che sono i presupposti dello stile a cui lo si fa ricondurre, e cioè il Rinascimento. Vi è lo studio accurato della natura e lo studio accurato delle anatomie antropomorfe, quindi lo studio della natura sullo sfondo e lo studio dell'uomo, delle anatomie dell'uomo nel ritratto in primo piano. È uno dei primi ritratti che Leonardo fa stagliandolo su uno sfondo naturalistico. E vede appunto ritratta Lisa Gherardini, che viene chiamata Monna Lisa per l'attribuzione dell'appellativo Madonna. È la moglie di Francesco del Giocondo e quindi prende anche il nome della Gioconda. Vediamo che la Monna Lisa viene vista come emblema della storia dell'arte. Il Louvre la mette in copertina sui suoi cataloghi. È veramente forse il quadro più celebre della storia dell'arte. L'importanza del quadro, che è depauperata proprio dal fatto che il quadro non è completo, ma è mancante di una parte fondamentale. Infatti manca di due fasce laterali che comprendevano le colonne che incastonavano la Gioconda all'interno di un portico e che cambiavano totalmente la chiave di lettura, sfalsando quella che è la prospettiva e il punto di osservazione da cui la guardiamo adesso, dando quindi un nuovo centro a quel quadro che assumeva proprio tutta un'altra dinamica pittorica. Sicuramente di pregio è lo sfondo, si riconosce Leonardo in ogni pennellata, anzi in ogni mancata pennellata, perché proprio l'opera di Leonardo è celebre per queste sue sfumature che rendono impercettibili il passaggio del pennello. Anche truccarmi da Gioconda è stato difficilissimo, perché proprio le sfumature che Leonardo riusciva a dare erano talmente impercettibili, talmente susseguenti l'una all'altra, i chiaroscuri, che è difficile proprio riprendere l'opera e la mano del grande maestro. Come vedete sullo sfondo uno studio della prospettiva e della natura molto accurato, le rocce così aguzze che spesso ritornano nei dipinti di Leonardo, è una prospettiva
prospettiva aerea mirabile. Nasce infatti con Leonardo da Vinci proprio la prospettiva aerea, che è il dare profondità allo sfondo attraverso l'immissione di foschia. Quella foschia dà un'ulteriore profondità a una prospettiva che viene detta lineare, che è data invece dal rimpicciolimento verso la profondità degli oggetti che ci stanno. Molti pensano che sia uno sfondo di fantasia di Leonardo, un'altra corrente di pensiero che pensa che invece sia un punto ben preciso della Toscana, dove l'Arno riceve la campagna di Arezzo riceve le acque della Val di Chiana, e questo particolare identificabile proprio con il ponte che vi è alla destra della Gioconda. La Gioconda è invece stagliata in primo piano, enigmatica, col suo sorriso di cui troppi hanno voluto dire qualcosa, e quindi io lo lascerò così insoluto, proprio perché lo vedo come un ritratto. Semplicemente la particolarità che voglio aggiungere su questa mirabile opera è il fatto che sotto questa pellicola pittorica agli infrarossi si è visto che vi sono altre tre versioni della Mona Lisa, di cui una con delle sopracciglia dipinte mirabilmente, di cui si ha testimonianza anche su un'analisi del Vasari, quale proprio descrive una Gioconda che in realtà non c'entra nulla con quella che noi oggi possiamo ammirare. Quindi questo ci fa capire come Leonardo stesso abbia rimaneggiato quest'opera per un lungo periodo nella sua vita. Spero quindi che vi sia piaciuta e che abbiate osservato in maniera più attenta la Gioconda in ogni sua sfaccettatura, invitandovi ad andarla a vedere al Louvre, dove sicuramente sarete delusi dalle sue piccole dimensioni, ma comunque vale comunque la pena di andarla a vedere. E nel frattempo che mi mandavo il video, ho fatto amicizia con questo bel pagnottone del Gabriele, che mi dice che è il marito di questa ombretta. E l'ombretta è scomparsa e io sono arrivata, quindi sono capitata giusto giusto per il carnevale, mi vesto da questa bischera di ombretta e vado a una festa col mio nuovo amico Gabriele. E poi domani si pensa a come tornare a casa e a come cavare gli occhi l'inventore da strapazzo del Leonardo. Bene, detto ciò, mi assento un attimo mentalmente e do spazio a quella pazza che ha congeniato tutto questo. Spero che la spiegazione della Gioconda vi sia piaciuta e vi abbia affascinato. È veramente difficile da spiegare in poche parole un quadro così importante, una pittorica così importante come quella di Leonardo, e vi posso assicurare che è stato difficilissimo anche solo cercare di simulare leggermente il trucco, che come vedete è completamente diverso da quello dell'originale, proprio perché le sfumature di Leonardo sono delle sfumature dense, delle sfumature quasi impercettibili ma molto presenti, con degli accenni di chiaroscuro fortissimi, veramente difficili, non a caso appunto lui è Leonardo. Detto ciò, vi auguro uno splendido carnevale, vi auguro di divertirvi da matti, di vestirvi dal costume che più vi piace, anzi commentate qua sotto da cosa vi vestite per carnevale. Detto ciò, vi saluto da Arte per Te e da Ombretta, a presto!